Buon compleanno Emporio! Fino al 30 giugno, sconto del 10% su tutti i prodotti. A San Tommaso non si contano più le emergenze. Criticità riserventi dall'asfissiante ondata di caldo, da rifiuti al blackout idrico al degrado, e i cittadini chiedono maggiore attenzione per il quartiere. Si soffre ancora. A che ora manca l'acqua? Dalle 22 alle 6. Vari disagi qua. Sì. Ci viene da sera per persone anziane. È da un po' di tempo, tra l'altro, no? Che tolgono le erogazioni. È un pesetto. Non possiamo fare cucina, i piatti a rimanere per la mattina, non ci possiamo lavare presto perché se ne va l'acqua, e questo è. Problemi di vario genere, è venuto un cliente e ha detto che ha trovato questo topo enorme vicino a questi locali laterali della strada di De Maria. Non si sa che è successo, io non li ho visti, devo essere sincera, però si è messo paura, ha detto signora... Talmente che era grande. Sì, sì. Purtroppo il problema c'è. Noi qui abbiamo avuto un mese intero di maggio perché si era rotto un tubicino, sì, qui dalla parte, che è mancata l'acqua quasi sempre, tutto il mese di maggio. Adesso a giugno è cominciata questa storia triste dalle 9, 21, 6. Cioè noi facciamo un po' più tardi per andare là, senza doccia, senza bagno, senza gabinetto, fino alle 6. San Tommaso è stata sempre così, sempre così, questa emergenza, insomma, emergenza di questo tipo. Abbiamo avuto mezzo metro di neve, tre volte a gennaio, febbraio e marzo, abbiamo avuto acqua, abbiamo acqua senza fine dappertutto, stiamo dalle 9, 21, 6 senza acqua, che bellezza. Siamo completamente senza acqua, già dal pomeriggio delle 4 abbiamo notevoli disagi. Disagi perché dopo magari una giornata di lavoro le persone non hanno neanche... Già dalle 4 del pomeriggio? Già in alcune zone sì. Aumentano anche le scorte di acqua, come vediamo in questo momento. Acqua da bere, sì. Il problema è lavarsi però. Questi sono problemi i problemi igienici. Certo, con l'acqua minerale dovete... Ci laviamo con le bollicine.